Buonasera, buonasera. Ciao a tutti, C'era buonasera, buonasera. anche Birman con noi, ma è scomparso esattamente un istante prima di andare in live, quindi molto, molto male. Non se Tornerà. l'aspettavo probabilmente, non ho messo la sigla. Sì, Come state? Come stai, Anna? Tornata dalle vacanze? sono tornata 3 giorni fa, tutto a posto. Dai, non ti abbiamo rovinato il ritorno a casa No, con per la Juve. fortuna è stata una partita piacevole per la maggior parte. Ecco anche Virman. Ciao, Qua. ciao ragazzi, scusa, ho avuto dei Ciao, problemi ciao con le Birman. cuffie, scusate. Lui invece è ancora in vacanza, a differenza nostra. La Esattamente, esattamente. nostra mia no, perché le vacanze che lo Stato italiano dà a noi insegnanti sono sempre molto generose. Però sono fondamentalmente qua a casa. Allora, buonasera, buonasera, ciao a tutti. Entrate e fate i centrocampisti cheat. L'ho spiegata prima a Virman che non è riuscito a vedere la partita. Zara is the new, assolutamente sì, lo vedremo assolutamente a partita in corso ancora altre volte. Mi sono divertito dopo tempo, io mi sono divertito per un tempo, che già è comunque meglio che divertirsi per nessun tempo rispetto a prima. È pieno di bellissimi maghi e 50 minuti diciamo, esatto. Abbiamo già delle sub da ringraziare. La prima si Grazie. becca un alert personalizzato come al solito, adesso lo scelgo rigorosamente a caso, tipo questo qua. Grazie Andrea, vedo se riesco a recuperare il tuo messaggio, altrimenti se vuoi puoi riscrivermelo tranquillamente perché non ho accesso ancora alle stanze del potere di Fabio e quindi non riesco a recuperarmi di tutti. Te lo dico subitissimo. Esattamente no. Quindi se hai scritto qualcosa, se hai un messaggio con la tua sub, rimandacelo assolutamente. Ringraziamo anche, scusate ma sono un po' lento, come la Juve del secondo tempo. Grazie Pavlos, grazie mille. E grazie anche a Larsen Zappa, che unisce due terzini atomici. Grazie, grazie davvero. Grazie, grazie ragazzi. Uno dei nickname più belli mai visti. Mi raccomando, se vuoi che. Esatto, è quello che ha detto Giacomo. È un mix tra ex terzino udinese e il miglior terzino della Serie A, cioè Gabriele Zappa. Ciao Centa, e sì, mi raccomando, anche voi che avete inviato la sub, se avete dei messaggi che avete mandato con la sub, io non posso vedere, e anche Virman perché è in vacanza ufficialmente, riscriveteli. Impressioni, Anna, come ti è sembrata la partita? Il primo tempo mi è sembrato molto buono, cioè molto meglio di quanto mi aspettassi sia sul piano del gioco che sul piano del ritmo. Poi il secondo è stato molto lento, poi è comprensibile anche essendo inizio stagione con una forma fisica ancora da ritrovare, era comunque impensabile tenere lo stesso ritmo per tutta la partita, però nel complesso sono soddisfatta piacevolmente, un po' come eravamo credo tutti soddisfatti dopo la prima dell'anno scorso. Quindi poi dobbiamo vedere se si continuerà sulla stessa linea oppure no, però come inizio è molto buono. Abbastanza sì, abbastanza simile, un po' più di pressing, qualcosa di più interessante, ma abbiamo tempo per parlarne. Birman, sei riuscito a vederlo un po'? Non l'hai vista per niente? Guarda, io non l'ho vista per niente e oggi proprio Televideo Boys. Detto questo, ho letto appunto i vostri commenti in chat, ho letto anche un po' su Discord. No, una rondine non fa primavera, ecco, cioè nel senso che il primo tempo fa ok, abbiamo giocato bene, stando ai vostri commenti, però io credo che siamo ancora al calcio di agosto, e quindi penso che sia presto per farsi un'idea o sia in un verso che in un altro. Quindi dovremo aspettare ancora un po' per vedere appunto Vincere poi quando cominciano magari ad invece. arrivare sfide un po' più difficili, cose di questo genere, e poi a quel punto allora potremo veramente iniziare a capire che cos'è la Juve di quest'anno. Da quanto mi hai detto te, Alex, prima che iniziasse la live, c'è stato un buonissimo primo tempo anche di Cambiaso. Sì, ottimo. Mi chiedono se ti hanno rinchiuso in cantina.
No, è che sono all'aperto. Infatti a me sembri fuori. Poi una sì, sì, no, questa è una siepe, questa è una siepe, non sono al chiuso. Sono in una veranda, in un patio, non so come si chiama, quindi non... Però niente, mi fa piacere se mi fa piacere Cambiaso titolare, mi fa piacere anche sapere che ha giocato bene. Ecco, sì, sì, ha fatto una partita diversa dai nostri laterali. Intanto Ande aveva scritto con la sub, 27 mesi con voi, ma sempre 223 meno delle vittorie in bianco nero del Mago Max. Chissà se i tuoi mesi raggiungeranno mai le sue vittorie, è complicato. E, sì, Cambiaso ha giocato nominalmente nel ruolo di Kostic, ma è venuto tantissimo dentro il campo, l'abbiamo trovato in mezzo, l'abbiamo trovato a destra. Andava letteralmente dove c'era bisogno di un giocatore in più che giocasse la palla. È proprio falso terzino puro quando dice che, tra virgolette, il suo idolo è Cancelo. Probabilmente lo dice anche perché ha un'interpretazione del ruolo. A me ha ricordato un po' più che Cancelo, se vi ricordate Kimmich quando giocava al Bayern Monaco, che giocava terzino ma in realtà era regista, tra virgolette, occulto della manovra, e o anche in piccolo un Alexander Arnold, uno che ti viene molto dentro, uno che insomma te lo trovi sempre, sempre in mezzo alla nostra manovra, ecco. E quali altre note positive, quali altre note positive ci sono secondo voi? Ma sicuramente Chiesa, che sta bene. Ho visto gli attaccanti proprio incazzati, nel senso sia Chiesa che Vlahovic, dall'esultanza, dall'atteggiamento dopo un'estate di polemiche, di messi sul mercato, plusvalenza. Io mi metto nei loro panni tutta un'estate a dire servo, a sta squadra servono Berardi e Lukaku. Quando c'è Chiesa e Vlahovic in rosa, entro e butto giù la porta, butto giù i pari, butto giù tutti. Cioè, se Chiesa esulta e dice state zitti, perché si è anche rotto un po' i coglioni, penso. Ah, ha fatto il gesto. Così. Ha fatto proprio l'esultanza non rivolta a nessuno, nel senso, penso che poi abbia esultato sotto i nostri tifosi ospiti. Però non è che non ha zittito né loro né noi, però era, in generale, era tipo state muti, faccio parlare il campo. Anna? Sì, sono d'accordo, cioè in generale proprio anche sul modo di giocare, giocavamo più in verticale cercando un pochino di più le punte rispetto all'anno scorso, dove in generale quello che si vedeva molto più spesso era arrivare sul fondo per crossare in mezzo, questo anche perché sono cambiati gli interpreti soprattutto sulle fasce, e per me ha giocato bene anche Rabiot, non ha giocato male anche Rabiot. Più che altro forse nel secondo tempo rispetto agli altri si è distinto un pochino di più nella lentezza, sì, di... sì, sì. E niente, nel complesso una partita anche di buon carattere da parte di tanti giocatori, che era una cosa importante comunque, che dimostra una certa voglia di iniziare la stagione in un certo modo. Sì, sì, questo è vero. Intanto leggiamo le dichiarazioni di Chiesa. Grazie Antonino. Esultanza, volevo fare la scivolata che era da un po' che non la facevo, scherzavo un po' con Carlo e Mattia che ne ho fatto uno, ma niente di polemico. Ok, Carlo è con Pinsoglio e Resciglio? Penso di sì. Selezione degli amici da rivedere per Federico, però va bene. Ci troviamo bene insieme, con Magnarelli stiamo provando nuove tattiche. Sì, no, l'ho visti abbastanza sincronizzati. Poi c'è anche un altro spunto che ci hanno dato sotto, che secondo me è carino. E obiettivi per il mercato, dovete parlare col direttore, giustamente. Noi ci concentriamo sul campo. Hanno chiesto gli obiettivi di mercato a Chiesa? Forse per il suo mercato? Sì, come ha detto Allegri, il nostro obiettivo è arrivare in Champions, poi vedremo, va bene. E questa cosa qui è interessante. Se Chiesa sarà il titolare in quel ruolo, Kostic non giocherà mai, Kostic non ti viene dentro il campo. Delle volte, ci avrei fatto caso anche te Anna, soprattutto il secondo tempo che Chiesa ha ricevuto tanto spalle a porta, comunque con gli avversari addosso, ha ricevuto palla larghissimo, proprio con i piedi sulla linea del pallo laterale a sinistra. Mentre Cambiaso era un po' più dentro. Non è che questa cosa ci abbia portato dei giovamenti, però è un tema, nel senso Chiesa era seconda punta dalla vagnetta, non l'ha fatta mai. Sì, si sono completati molto comunque come modo di giocare, quindi anche secondo me se gli schemi rimangono questi, Kostic ci troverà poco spazio probabilmente, anche perché se poi anche Ealing gli è davanti nelle gerarchie, magari uno dei due esce anche comunque. Sì, sì, assolutamente. Ma secondo voi quindi Kostic è sul mercato? Per me, più che sul mercato, sperano che arrivi l'offerta, se no... Se arriva un'offerta congrua per fare qualche soldo. Sì, ad Allegri sicuramente piace, perché così non hai praticamente... Ok, Cambiaso ha già fatto assist, ha fatto un bel cross, ma non è... Cambiaso ha fatto un cross, forse due. Non è quello che ti impallina continuamente l'area di rigore come Kostic.
e da una parte potrebbe essere un bene non avere terzini ossessionati al cross come potrebbe essere esterni come Kostic o come ad esempio Candreva, che crossano, perché sei obbligato a trovare altre vie. E qua ci dicono infatti nel finale del secondo tempo veniva Sandro dentro il campo e Locatelli prendeva il suo posto a sinistra, sì, perché c'era comunque largo Ealing che viene dentro con meno facilità. Ealing primi minuti ha fatto in amichevole 5-6 minuti da esterno, quella mica voleva lì al posto di Villar Perosa, e ha mandato in porta due giocatori. Oggi si è fatto pochi minuti da esterno e per così non fa un assist con un lob notevole per Vlahovic perché era in fuori gioco. Segno che probabilmente l'esperimento di Ealing e Zara pian piano lo stiamo accantonando, anche perché i Zari ci sono, è letteralmente pieno. E ditemi invece di UEA. È particolare, nel senso è stato poco coinvolto perché abbiamo giocato più a sinistra, parecchio. Sì, secondo me sì, io l'ho visto poco, cioè non so dire, cioè non so dare un giudizio preciso sulla sua partita perché l'ho visto, si è visto oggettivamente poco, servirà forse più tempo per valutarlo. C'è, ad un certo punto c'era Chiesa larghissimo e UEA per qualche azione è andato vicino a Vlahovic. Quindi stiamo provando qualche scambio di posizione, qualcosa. C'è qualche variazione sul tema interessante? Ringraziamo un'altra sub. Grazie, grazie. Grazie. Grazie Kiki, non so quanti mesi fai con noi, mandaci il messaggio che hai allegato alla sub, se ce n'è uno. Allora, leggiamo un po' di domande perché ci sono un sacco di temi. Come vi è sembrato Bremer? A me sembra sempre in difficoltà nell'uno contro uno, a differenza di quanto succedeva a Torino. E sì, perché praticamente se Beto, come oggi, ha la possibilità di ricevere palla addosso e di girarsi o di fare il corpo a corpo con Bremer, Bremer è grosso, ma anche Beto è molto grande, protegge palla. Non me lo, sinceramente, me lo ricordavo più, tra virgolette, leggero. Oggi l'ho visto proprio bello fisico nella protezione della palla. E Bremer ha faticato perché comunque lui è forte a difendere alto, aggressivo. Se diamo la possibilità all'attaccante di ricevere pulito, di girarsi, va un pochino più in difficoltà. L'ho visto anch'io, però è anche uno di quei giocatori che magari entra in forma un po' dopo. Bremer è stato un pochino pesante anche nelle amichevoli, ma anche De Ligt non ha mai fatto questi inizi di campionato enormi, quindi magari so che difensori che hanno bisogno di tempo. Quindi pensate che sia più legato a quello che è la sua forma fisica, diciamo, che ha bisogno di. Un po' quello, un po' qualche automatismo, nel senso che abbiamo difeso tanto alto il primo tempo, ma quelli che andavano a prendere l'avversario più alto erano per me o i centrocampisti o Sandro e Danilo. Bremer da centrale in mezzo non era quello che prendeva e alzava tutto. Non l'ho visto tanto, dopo mi guardo qualche hitmap, qualcosa. E a te Anna come è sembrato? Sei Mi d'accordo? ha sembrato più che altro sì, un po' imballato fisicamente, poi comunque l'uno contro uno in quel modo di giocare forse non è sempre stato il suo forte, deve ancora migliorare da quel punto di vista, però secondo me acquisendo un pochino più di forma fisica farà anche meglio di come ha fatto oggi, che comunque ha fatto una partita sufficiente. Assolutamente, assolutamente sì. E ho visto qualche volta provare ad avanzare non tanto al tiro quanto a supporto un pochino Alexandro, come ieri sera mi sono guardato l'Inter che dovevo scrivere per sportellate e loro attaccano continuamente con Bastoni e con Darmian, cioè i terzi di difesa attaccano tantissimo, tantissimo. Sono più compatti nel senso non giocano a strappi come noi, quindi avanzano abbastanza di pari passo con i calciatori, però anche quello potrebbe essere un tema, potrebbero darci una mano. E qualche altra, c'era un'altra domanda interessante. 6 mesi per Kiki, intanto grazie. E c'è Grazie. scritto grande Magnanelli. Grande. Ma no, allora ve la faccio io a voi due la domanda. Cioè, ma questa è la mano del mago o cioè il primo tempo è frutto del lavoro del mago o frutto del lavoro di Magnanelli? Vai Anna, io ci penso. La scarico appena buttata bollente. No, non saprei dire, cioè, vabbè, sicuramente, dai. Possiamo dire, cioè, innanzitutto siamo anche stati fortunati comunque anche nei gol che abbiamo fatto, poi sicuramente la mano di Magnanelli c'è, però
anche Allegri si può mettere abbia i suoi meriti. Poi avrà i suoi demeriti andando avanti stagione, magari, però. Sì, ci ha risposto in realtà Chiesa, perché l'abbiamo letto prima. Con Magnanelli stiamo provando nuove tattiche. Le cose nuove si sono viste nel primo tempo. Comunque rispetto alle partite, cioè anche confrontandola con la prima dell'anno scorso, si è visto qualcosa di diverso comunque, sì, anche nel modo di impostare, nell'approccio, quindi comunque un modo di giocare diverso lo stiamo provando. Poi vediamo quanto riusciamo a portarlo avanti. Anche Vincenzo... Può essere che magari... è una teoria, però può essere magari che Magnanelli ha più fiducia da parte di Allegri di quanta non ne avesse Bianco, mm-hmm. e quindi poi magari fra i due non si crea tanto conflitto, perché anche l'anno scorso, se vi ricordate, con Bianco si diceva stiamo provando cose nuove, ti ricordi, bravissimo. Dal basso ancora poco, nel senso tac tac tac, palleggio lancio. Però sulle note negative ci andiamo dopo, perché c'è tempo. Questo è quello che ha detto Chiesa. Questo è il calcio moderno, dobbiamo giocare così, non chiuderci dietro e andare a prendere altre squadre. Gli ultimi che hanno detto queste cose non so come però speriamo. Questa è una cosa secondo me molto importante. Spero che, qua dicono, avevano scritto anche, speriamo che la salute ci preservi Federico Chiesa. È importante, dobbiamo, si dice aiutati che Dio ti aiuta. Tutte le partite come oggi esplode a novembre, salta per aria, ma non per chiunque, cioè qualsiasi giocatore del globo, forse solo Cristiano Ronaldo reggerebbe così, che pure lui crescendo ha iniziato a regolarsi. Ma perché tecnicamente parlando, o anzi atleticamente parlando, perché dici così? Ma oggi stava benissimo, era dappertutto, mille strappi, veniva, rinculava, veniva a giocare palla, era sinistra, destra, ha fatto tanto, 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 e il secondo tempo ha chiesto lui il cambio, perché cioè non puoi essere, e poi oggi l'ha fatto anche in una partita in cui abbiamo attaccato, perché il primo tempo abbiamo attaccato. Se lo fai in una partita dove sei, io l'ho visto, prendo sempre come esempio Inter Monza, il primo tempo il Monza ha fatto poco, e a Colpani, che era quello diciamo un pochino più in palla, si è fatto male muscolare, sarà un caso, hanno chiesto 3-4 ripartenze in cui lui era da solo, doveva scattare, temporeggiare, ricevere, resistere alle cariche e andare sempre, farsi sempre quei metri a bomba. Se quando attacchi comunque hai diciamo un margine di corsa un pochino più piccolo, perché sei più avanti nelle zone del campo. Nelle partite in cui difendiamo tanto non può essere Chiesa la nostra unica uscita, perché lo devastiamo, e non lo vedi adesso, lo vedi a dicembre, ok che c'hai una partita a settimana, che poi manca, è vero, perché c'è l'infrasettimanale, sosta nazionale subito si gioca, perché la sosta nazionale è sosta per noi, ma loro giocano. No, esatto. Sì, anche di più. E quindi lì fai 3 partite in una settimana, e magari, che ne sai, Spalletti adesso ti prova, i giochi, comunque ci sono anche partite importanti. Quindi, vediamo. Intanto ringraziamo un'altra sub. Cioè, grazie. Ancora tu. Grazie mille. Anche a te invito anche te a mandarci il tuo messaggio che è legato alla sub, così lo leggo. E, non so, Anna, io ci ho visto con le caratteristiche sue, però assomigliava un po' alle cose, alle tante cose che chiedevamo a Dybala e a Di Maria. Sì, nel senso che è un giocatore che si trova ovunque e soprattutto che torna molto spesso anche indietro a prendere palla per poi portarla in avanti per i compagni, quindi è molto dispendioso fisicamente, e specialmente tornando da un anno in cui ha avuto tanti problemi fisici legati al vecchio infortunio, bisogna stare attenti, cioè non può essere soprattutto l'unico a fare sempre questa cosa. No, no, assolutamente. Mi sa che sta parlando Allegri. Perché inizia a uscire qualche dichiarazione, mandatecele, perché io adesso stavo provando con Fabio, avevamo parlato di farle sentire in live, adesso ho da son, quindi potrei anche, però non mi sembra la live in cui possiamo fare esperimenti, quindi magari un'altra volta proviamo. Leggiamo qua, Max Allegri da son, Kostić o anche Ealing sono due nello stesso ruolo. Fosse uscito prima Fede, avrei messo prima Filip, ma con lui ancora dentro ho preferito Samuel. Era il discorso che faceva Vincenzo, è vero, perché comunque magari Lin Junior ti viene un pochino di più dentro il campo, e Federico,
ci ho avuto molta confidenza con lui. Chiesa si allarga, Edin si accentra, mentre Kostic è proprio da binario. A me piace anche un calciatore così, nonostante sia monocorde. È bello che c'è un giocatore che sulla fascia ti dà garanzia e continuità. Però sì, c'era una questione tattica che era quella lì che Vincenzo giustamente aveva evidenziato. Qua mi dicono, da quando chiami Colpani il Flaco sembra avere un tocco di palla differente. No, ma è lui, penso, che si chiami il Flaco. Non so da dove nasce questa cosa. Comunque, guarderò, però è dall'anno scorso. Un'altra da Allegri, grazie Vincenzo che ci fa questo grandissimo servizio. Ci sono due cose da migliorare: la gestione della palla nella metà campo avversaria e difendere in modo diverso nella nostra metà campo. Vero e vero. Vero che stavamo vincendo per 3-0, ma le partite cambiano in fretta e dopo una rete subito diventa complicato. Sì, cioè, dichiarazione classica. Poi è vero che nel secondo tempo abbiamo rischiato parecchio, un paio di occasioni, soprattutto poi se non reggi anche mentalmente rischi di farti scivolare via la partita. Poi vabbè, sono dichiarazioni, cioè, grazie a cazzo, nel senso. No, ci sta. Grazie a Graziella, perfetto. Sono proprio loro. Io adesso leggo, non per fare è proprio il manuale del mago, è questo. Cioè, le ovvietà del mago. Se prendi un gol poi diventa difficile, pure, grazie al cazzo. E adesso non per fare il goblin delle statistiche, però secondo tempo è 0 tiro in porta. Contro 10 loro, 4 tiro in porta, 2 grandi occasioni perse perché Lovric e Beto si rimangiano. Szczęsny fa 2 miracoli nella stessa azione. Entra il primo di questi. C'è stato un attimo un crollo strutturale. Io per Colpani ci farei un pensierino, ma anche un pensierone. Dov'è l'utente che mi aveva detto che la Juve stava trattando Colpani? Dove sei? Me l'ha detto qui in chat. E comunque quello che si è visto nel secondo tempo, da una parte sì, se il primo rispetto a, faccio sempre il parallelo con la prima di campionato dell'anno scorso, se il primo tempo è stato diverso, ok, Chiesa ha fatto il Di Maria, tra virgolette, però anche l'atteggiamento era più propositivo, non giocavamo solo a sprazzi, abbiamo pressato alto, recuperato palla alto, difeso alto. Il secondo è proprio uguale, tolto il fatto che l'Udinese ha creato meno perché davanti non ha Berardi e Laurenté, ma ha Beto e poco altro. È entrato Samardžić, ci ha messo molto in difficoltà, quel ragazzo spagnolo che avevano messo, non mi ricordo se Zemura o Zarraga, era un imbarazzo totale, ha perso quella palla sul pressing di Vlahovic dove facciamo il primo gol e non si è più ripreso, o magari è forte però oggi ha bucato. Dimmi tu, Anna. Sì, nel senso, l'anno scorso eravamo anche molto Di Maria dipendenti, cioè in generale, poi anche in quella partita, poi è stata soprattutto la partita delle giocate individuali di Di Maria. Il secondo tempo poi quest'anno è stato molto simile a tantissime partite dell'anno scorso, dove abbassi il ritmo, ti abbassi tu e crei molto poco, quindi su quello ovviamente bisognerebbe ancora lavorare, però ci sta anche che non si riuscisse a giocare agli stessi ritmi del primo. Bisogna trovare il modo di giocare a ritmi più bassi senza abbassarsi così tanto. Esatto, cioè difenderci con la palla ancora è qualcosa che siamo distanti, quello sì. Che fa bene il Napoli ancora non ci siamo. Qua c'è oggi, incredibilmente, se Vincenzo non ci sta trollando e non sta inventando le dichiarazioni, no. Ci stanno facendo ad Allegri delle domande di calcio. Attenzione! Ma cosa succede? Non so oggi, questa secondo me è una novità ancora più grande della partita. Cioè, e lui sta rispondendo. Idea cambiato per favorire Chiesa? Secondo me Fede è un attaccante, poi magari mi sbaglio. Da esterno si isola troppo e diventa uno di ripartenza. Fede è stato bravo a giocare vicino a Vlahovic, deve migliorare in fase di non possesso. Deve essere un calciatore da 14-16 gol e penso che quest'anno li farà. Pure l'anno da compirlo, l'hanno fatti parecchi. Non 14, ma penso una decina. Sì. La presenza di Cambiaso non è stata una sorpresa, Andrea è molto bravo e molto intelligente. O è diventato intelligente nell'anno a Bologna, oppure. Prima era stupido, non lo so. E per fare, cioè, secondo me Allegri ha ragioni per come intende lui l'esterno, cioè il suo esterno è l'esterno del 4-4-2. Sì, non beh, è una cosa sì. Cioè, per me è l'esterno perfetto di un 4-3-3. Non è, capito, non è Kvaratskhelia, non è questi, cioè, anche di Kvaratskhelia direbbe è una punta, è un attaccante, perché è uno che sta in attacco, che sta davanti, è un attaccante. Sì. Sì, per lui l'esterno è uno che copre molto più spazio indietro rispetto
rispetto a come lo possiamo dire. Tipo un po' ruoli del fantacalcio classici, cioè il portiere di però, ci sta però ci sta provando, dai. A risposta. Diamo no, no, infatti io provando a parlare di calcio. Apprezzo queste dichiarazioni, queste cose, sono piacevolmente spiazzato. Ce n'è un'altra ancora. Attenzione, non finisce più. Oh, incredibile. La fascia destra reso meno della sinistra perché la partita si è sviluppata molto a sinistra, anche qua grazie a Graziella. Lì eravamo in superiorità numerica, sempre per il lavoro che faceva Chiesa probabilmente. Ha fatto molto bene, è stata la sua prima partita in Serie A, ma ha fatto bene. Sono molto contento, ho preso una botta, ma in calciatore importante. No, correlation qua, perché se poteva anche prendere la botta e non essere un calciatore importante. Non era importante se pigliava le botte. Non ha preso una botta, quindi un coglione. No, ma sai come, quando si è rotto la spalla a Fagioli? Come quando si è rotto la spalla a Fagioli, no? Ah, sì, sì. Aveva detto un giocatore più esperto, quell'entrata non la fa, il calcio sulla spalla non lo prende. Aveva già il tungsteno al posto della spalla, forse uno già esperto, quindi... Non lo so, no, stavo per dire c'è una sub, ma no, è Stream Elements qua. Area che attacca, sì, di pollo praticamente. Ecco, c'era un messaggio qua, l'aveva mandato Jerry anche prima, e non abbiamo preparato qualcosa, il ricordo esattamente, non so se abbiamo fatto qualcosa nelle live precedenti. A me è piaciuto molto quello che ha fatto Guardiola, non so se avete visto. La maglietta sì. Nell'intervista, alla conferenza. Sì. Si è presentato in conferenza con la maglia della famosa corsa sotto la curva di Mazzone, e lui ai tempi della sua prima finale di Champions, aveva invitato Mazzone allo stadio, tant'è che squilla il telefono a casa di Mazzone, non so se era il figlio, così gli fanno c'è Peppa al telefono, e lui sì, non mi prendete per il culo, no, c'è Guardiola, vuole parlare con te, gli ho fatto ma te domani c'è la finale di Champions League e pensi a me, sì mister, penso a te, ti voglio in tribuna. E Mazzone riporta, io andai a vederlo e lui vinse. Ma tra l'altro prima a cena mi diceva Virmina che Guardiola dedica quella Champions a Mazzone. Sì, gliela dedica in italiano ai microfoni nostri, credo, che fare interviste anche con noi, se ricordo bene. Era la Champions la prima, quella di Messi, il gol di testa. Non ricordo quella partita. Penso sia quella. Comunque sì, è un ricordo piccolino da parte nostra, anche perché giustamente chi l'ha vissuto di più, chi l'ha sentito di più come allenatore può dire sicuramente cose migliori. Personalmente... Io ti dico, io gli anni di Mazzone avevo già probabilmente la vostra età. Il problema è che di Mazzone i media hanno sempre fatto uscire solo e solamente il lato goliardico, per lo più. Quello che leggevo questi giorni. Il personaggio pane sala calcio, pane salame, queste cose bravissimo, qua. Bravissimo. Quindi anche all'epoca facevi difficoltà a capire se Mazzone era quel tipo di allenatore appunto che ti spiegava il calcio, oppure se era più quell'allenatore, diciamo, papà, no? Quello che si coccola i giocatori, cioè quello che oggi viene chiamato gestore. E quindi da questo punto di vista non mi posso esprimere. Però è vero quando i media oggi ti dicono che fa parte di un calcio che probabilmente oggi difficilmente potremo vedere in Serie A. Una personalità come quella di Mazzone, perché comunque gli allenatori anche ai microfoni sono molto più imbrigliati, o c'è il giorno che gli parte la brocca o comunque le dichiarazioni che fanno sono sempre molto politiche. Mazzone invece era sicuramente da quel punto di vista lì una persona più genuina, sicuramente. Sì, oggi è difficile trovare quel tipo di allenatore lì, però io volevo chiedere appunto a voi o anche alla chat se Mazzone era che tipo di allenatore era, cioè se era l'allenatore appunto che te la spiegava o se era quello che assemblava la squadra e poi da quei giocatori lì in qualche modo magari proprio
con il carisma, con la grinta, riusciva poi a tirare fuori magari qualcosa di bello per fare anche delle belle stagioni e cose di questo genere. Perché veramente all'epoca Mazzone era l'allenatore che faceva ridere, era l'allenatore che faceva le scenette in conferenza e cose di questo genere. E forse all'epoca un po' i media ci saccanivano su questo suo lato, più che su altre cose. No, non l'abbiamo vissuto nessuno dei due, se non l'ho vissuto io non l'ha vissuto neanche Anna sicuramente, però era quello che avevo percepito anch'io, nel senso che una parte è stata tralasciata un pochino, abbastanza deliberatamente, ecco. Sì, cioè, esatto, cioè, io lo conosco ovviamente solo tramite i racconti di chi l'ha vissuto, però quello che è stato tramandato è molto più la sua personalità rispetto al lavoro che ha fatto in campo, al grande risalto che ha dato, al grande risalto, alla grande importanza che ha dato alle provinciali e a quanto in alto rispetto alle loro possibilità ha portato quelle squadre. Di quell'aspetto si conosce molto poco ed è stato tramandato molto poco, quindi assolutamente. E se qualcuno in chat vuol dire qualcosa su Mazzone, ascoltiamo molto molto volentieri. Intanto c'è la sub di Lombardo, grazie mille salutore. Se ci hai mandato un messaggio, riscrivilo qui sotto che almeno ti leggo. Penso. Tanto avrà scritto Juve merda, guarda. Sì, qualcosa di simile. Cioè, penso che però... Leggiamo un altro paio di cose interessanti qua. Ecco, questa è buona. Cambiaso migliore in campo e si vedranno passato con Tiago. Speriamo non lo rovini. Io dovessimo prestare qualche ragazzo, se il Bologna è ricettivo da questo punto di vista, io gli rimanderei. L'anno con Tiago Motta davvero è, cioè Cambiaso è proprio, era un regista oggi, la personalità di un ragazzo che non era la prima con la Juve, cioè non sembrava proprio la prima con la Juve, assolutamente, mi sto proprio bene. Leggiamo un po' il nostro mister, eccolo qua, messaggio di rabbia, lo facciamo per mestiere, stare fuori dalla Champions è una mancanza importante, abbiamo sempre partecipato alla Champions, ci mancherà. Tutti parlano del vantaggio di giocare una volta a settimana, ma io preferivo giocare una volta ogni 3 giorni, lo sappiamo. Ma contro le migliori d'Europa. L'anno scorso abbiamo ottenuto il diritto di giocare in Champions, questa assenza la dobbiamo trattare come una possibilità di migliorare. Tocca dirigere gli allenamenti, Max, e per ora non sta andando neanche così male. Quindi, ecco un altro messaggio. Vlahovic ha fatto una buona partita, ha fatto un buon primo tempo, quindi quando lo mettiamo in movimento diventa un calciatore importante. Dov'è la differenza? Che quando gestiamo il pallone bisogna saper smarcarsi, sono cose sulle quali stiamo lavorando. C'è la leggo più critiche che complimenti qua. Sì, perché appunto sono cose sulle quali stiamo lavorando e speriamo che ci stiano lavorando bene. Cioè, speriamo che non sia Dusan, ti devi smarcare. Cioè, speriamo che sia Dusan, ti devi smarcare e devi fare così, devi fare cosà, devi fare questi movimenti, quello che sa fare un allenatore. È lì che confido in Magnanelli. Sinceramente parlando, perché siamo qua a puntare sul collaboratore tecnico, è meraviglioso. Sì, ma davvero, perché cioè, io sono sicuro che da questo, cioè, ragazzi, Allegri non è un idiota da quel punto di vista lì. Allegri è un allenatore che non ci piace, ma non è un idiota, quindi anche lui vedrà che un Vlahovic ha bisogno di imparare certe cose, eccetera eccetera. Il punto è poi è se è il giusto insegnante per lui, che è la cosa appunto che ci chiediamo spesso con quando parliamo di Allegri e dei giocatori giovani. Io confido in Magnanelli, ribadisco. Ma ce l'ha detto, cioè uno dice ma perché voi, ce l'ha detto Chiesa oggi, Chiesa ai microfoni ci ha detto quello che sta succedendo, quello che pensavamo, ma magari. Ho sentito anche, ma adesso Magnanelli, tra virgolette, l'ultimo arrivato, vi pare che Allegri si fa mettere i piedi in testa? Ma lui... che mettere i piedi in testa? Una collaborazione lavorativa? Non mi interessa proprio, credo, nel senso, se Magnanelli va lì, allena, fa cose, e Max gestisce, guarda la partitella, fa le scelte, poi va ai microfoni. Esatto, cioè, ragazzi... Ma la vita dei suoi sogni. Ma poi, scusami, non è che... non è che Allegri si fa mettere i piedi in testa, cioè Allegri semplicemente delega qualcosa
a Magnanelli, e se Magnanelli quelle cose le fa bene, ne beneficia anche Allegri. Quindi dove starebbe il mettere i piedi in testa? Cioè, non credo che Magnanelli faccia le formazioni titolari, gli schieramenti e cose di questo genere. Lavorerà su un altro tipo di cose, ovviamente. Perché Allegri? Ma l'ha scritto qualcuno in chat? Che Allegri... No, l'ho sentito parlare questi giorni. Gli allenatori lavorano in team per un motivo, nessun allenatore si occupa mai di ogni singolo aspetto. Esatto. Assolutamente verissimo, altrimenti non avrebbe senso avere lo staff tecnico. C'è una pseudo notizia di mercato, chissà che succede in Arabia, perché Kota, che mi pare sia uno di quei portoghesi gestiti da Mendes, è pronto a lasciare la Lithia dopo solo un mese, non si conoscono le ragioni di questa rottura. Madonna, ti immagini se davvero l'esodo è avanti, indietro? Sì, ma dopo un mese? Un mese mi sembra pochino, però... italiano era un buon insegnante per Chiesa, ma chiaramente guardate cosa ha fatto, cosa sta facendo i giocatori della Fiorentina, quello lo sappiamo. Giuntoli era in panchina? Anna, hai fatto caso su Giuntoli, era in panchina? Non ho fatto caso proprio, cioè non ci ho... Non so cosa dirvi, perché non ci ho fatto sul... Oddio, forse era in tribuna. C'ho sto flash su Discord leggevo che non era in panchina. Secondo me era in tribuna, perché c'ho sto flash di loro che guardavano la partita e infatti Giuntoli era in tribuna. Sì, era in posizione Nedved, quelle zone lì. Tribuna con Manna, esatto, ok, era quello che avevo visto io. Eccolo qua. Ma perché non mi... C'è qualche problema tecnico col mio mouse, eccolo. Sì, era in tribuna con Manna. Era Londra per Lukaku, non era Londra per Lukaku, per fortuna. Oh, questa è vera? Diteci qualcosa di più. Cambiaso ha detto che guarda le partite di Arsenal e City per studiare i movimenti di Terzini. Aiuto, non gioco più. Infatti, ecco, non mi veniva il calciatore. Ha fatto una partita impossibile a quelle che faceva Zinchenko, che giocava anche al City e adesso all'Arsenal, che viene molto lì, è una sorta di mediano regista, quindi... Bellissimo, si sta facendo un sacco di nemici, secondo me, Cambiaso. E allora noi lo proteggeremo ad ogni costo. Assolutamente. Ci compriamo la maglia. Vi è piaciuta la maglietta nera? Sì, in realtà indossata sì. Le altre due non mi piacciono, però nemmeno a me. Indossata. A me la prima non piace per niente. No, troppo giallo. La seconda mi sembrava carina in foto, l'ho vista indossata da un ragazzo, tra l'altro con Dybala 21, a caso, numero vecchio, giocatore ceduto due stagioni fa, completamente random. E la riga rosa, perché ci sono le righe di due colori, sì. La riga una quasi non si vede. È un po' pigiamosa forse quella, mentre questa qua mi è piaciuta. Questa è sicuramente la meno peggio. No, sembra carino. Per adesso il ballottaggio è Cambiaso ed un junior per di chi prenderla. Io devo vedere. La prendi, Anna, quest'anno? Non lo so. Anch'io ci sto, non sono ancora sicuro. Ci sto ragionando. E allora c'è ancora Cambiaso qua. Cancelo, uno dei miei primi vedere è stato lui. Mi piace vedere determinati movimenti, ho la fortuna di avere una buona memoria fotografica, vedere certi movimenti mi aiuta molto. È tipo Sheldon. È un genio. Assimila le cose che vede. Basta sì, vedere. Sì, è la memoria. Allegri sarà contento, non gli deve spiegare niente. No, esatto. Gli fa vedere un video e lui ha già capito tutto. Perfetto. Clamoroso. Rip Chiesa, rip Cambiaso, lo so. Allo stadio, adesso ti facciamo qualche domanda, ti sfruttiamo un po'. Cambiaso giocava fisso centrale, alcune volte anche difensore centrale, sì, veniva praticamente davanti ad Alexandro. Era tanto, tanto dentro. E ha detto che ha studiato Stones e Thomas addirittura. E poi Thomas Partey ha fatto il terzino con l'Arsenal. E domande per fuori da tutte le competizioni. Com'era lo stadio, caldo, freddo? Come ti è sembrata la squadra in generale, come atteggiamento? Hai visto Allegri urlare parecchio, perché di solito urla durante le partite. L'hai visti tutti belli coinvolti? Insomma, sensazioni, facci sapere. Andrete a vedere qualche partita a breve? O... Non che sia in programma, vedrò più avanti. Mm-hmm. Dipende dai prezzi, in realtà.
Quindi il big match che li eviterò. Sì, poi anch'io ho paura. Se trovo un amico con cui andavo ogni tanto qualche anno fa allo stadio, un paio di partite dell'Atalanta quest'anno le guarderei volentieri. Non me lo aspettavo mai. No, a parte gli scherzi, io non sono un grande amante dello stadio, ma per questioni mie personali di come ho paura di non rispondere di me stesso in determinate situazioni di branco, quindi scelgo proprio scientificamente di evitarlo. Se vado a vedere l'Atalanta me ne frega fino a un certo punto, anche se una volta appunto sono andato a vedere l'Atalanta, un Atalanta-Parma di tantissimi anni fa, una partita orrenda, 0-0 fino alla fine, l'Atalanta azzecca il gol vittoria nei tempi di recupero, io mi sono ritrovato, c'era ancora la vecchia curva, mi sono ritrovato 4-5 gradinate più sotto, rovesciato per terra. Come? Vai proprio in curva quando vai? Sì, sono andato in curva e mi sono ritrovato appunto 4-5 gradoni più in basso, rovesciato per terra, con la gente che mi tirava su. È stato divertente. E allora avevo letto una cosa interessante. Diciamo dello stadio. Ok, no, io penso se ce la faccio di andare a Sassuolo Juve, dipende quando escono le date, dovrebbe essere per poco, tipo la quinta, la sesta. E per venire in casa poi vedrò, ce l'ho un pochino più distante rispetto a voi adesso. Ma scusami, vi faccio questa domanda, ma col fatto che noi giochiamo, cioè non giochiamo in coppa, giocheremo molto spesso la domenica. Io me l'aspetto quasi tutta la domenica. E se vi ricordate... Non qualcosa il lunedì. O qualcosa il lunedì, sì. No, beh, poi ovvio, quando incontri, cioè se prima, che ne so, prima del turno Champions, incontri Milan o Inter, lì per forza fai l'anticipo, però... Vi ricordate un mesetto fa che uscì fuori la notizia che diceva che la Juve avrebbe giocato molto spesso a mezzogiorno e mezza per la questione del mercato cinese? Poi io non so se sta roba è mai stata confermata o meno. Anch'io l'avevo letta però una volta sola, poi non avevo più visto niente. Io l'avevo letta ed era il periodo in cui mi guardavo parecchio chi giocava a quali orari, perché stavo facendo quell'analisi per capire se le disdette avevano avuto un impatto su di noi oppure no, spoiler no, e tipo il Milan ha giocato, cioè fra le big, tutte hanno giocato fra le 2 e le 4 volte a mezzogiorno e mezza, quindi non è che c'è una differenza abissale, ecco. Magari l'anno scorso al mercato cinese hanno proposto di più una delle milanesi o la Roma o il Napoli, non mi ricordo, comunque una delle due ha fatto 4 partite, e quest'anno tocca ad altre, forse forse a rotazione. Ma ascolta, mi fate le pagelle? Oh, pesante, tanto che non faccio le pagelle. Allora, dai, una per uno, cioè un voto per uno, dai. Szczęsny, quanto gli dai? 6. Non è stato chiamato, 6,5, non è stato chiamato per causa. Anche io avrei dato 6,5 per le parate alla fine, però sull'angolo e... Ok, non riaprivi la partita, però 6,5 ci sta. 7 è un po' tanto, forse. Danilo per me bene, non è stato stracoinvolto. 6,5 anche lui, però comunque non ha fatto male. Sì, siamo lì. E Bremer 6, insufficiente, la sento. Ha fatto chissà che, però neanche oltre. Sandro, quanto gli daresti? 6, la sufficienza comunque gliela do, soprattutto rispetto a tante prestazioni a cui ci ha abituato, non ha fatto male. Sì. Un po' tirato, secondo me Alessandro, l'avevo scritto pure prima su Twitter, su X, anzi, è l'anello che ci manca per difendere alti con continuità, perché lo mandano sempre fuori tempo. Cioè non ha preso un giallo, non so come, l'ha preso dopo. Beh, andare in anticipo anche fisicamente su certi giocatori non ce la fa. Temporeggia male, se te ogni volta spezzi un contropiede lo fai 2 volte e sei fuori, oppure la seconda volta non lo puoi fare e prendi la ripartenza. Forse ho bucato una sub, adesso guardo.
Comunque, date la sufficienza anche a Sandro, quindi. Sì, dai, sei... Per essere Alessandro, sì. Corri se... C'è l'aggravante di essere Alessandro. È tipo, sì. E anche UEA penso sei, anche perché quasi ingiudicabile. Sì, non è stato sufficientemente coinvolto. Locatelli ti è piaciuto? Così così, sinceramente. Veramente difficile leggere le partite di Locatelli. Sì, poi a me non fa proprio impazzire in generale. Siamo sempre lì a ridosso della sufficienza massimo, secondo me. Sì, anche per me, non so se aggiungerei qualcosa di più, perché comunque come reparti siamo stati un po' sfilacciati, però come diceva il telecronista, è una cosa molto interessante. Cioè, anche e soprattutto giocando magari un pochino più offensivi e aggressivi, è col fatto che servono gli equilibri, eccetera, Locatelli deve star lì, non può andare tanto, non può neanche rinculare troppo, quindi non è mai facile capire bene, e che fa tanto lavoro sporco, fa tanto lavoro scuro, quindi... E poi è relegato in un ruolo che non è sempre, cioè non è comunque quello in cui si esalta di più, quindi... Sì, sì. Locatelli meriterà un giorno di giocare mezz'ala a sinistra? Spero in qualche universo parallelo, magari anche in questo. Non qui, secondo me. non alla Juve, no. Con Allegri, se hai Rabiot, no. Abile e arruolato. No, noi non facciamo così, come diceva il meme. Miretti e Rabiot? 7. Anche visto... Miretti? Non l'ho visto male, secondo me, sulla catena, scusa, c'è un sec, sulla catena di sinistra comunque, quindi io comunque glielo do, forse 6,5 Miretti, leggermente meno bene, ma a me sono piaciuti tutti e due. Sì, anch'io sono in linea, ho sentito tante critiche a Miretti, ma per me è stato importante. A me stasera è piaciuto, cioè io ero abbastanza critica l'anno scorso, soprattutto nella seconda parte di stagione, però stasera a me non è dispiaciuto. Tipo, invece Fagioli credo ingiudicabile, perché è subentrato in un momento in cui non abbiamo più tenuto palla. Poi c'era... Io sono sul 7, comunque ha segnato, il secondo tempo è stato quello un pochino più attivo, non è la sua miglior prestazione, però premiamo, ha fatto un bel inserimento sul gol, anche se Silvestri è andato un po' a ghiande, però va bene lo stesso. Cambiaso 7, forse anche 7 e mezzo. Sì, secondo me per il primo tempo che ha fatto lo merita, anche per essere la sua prima partita alla Juve in una big così, sì, se lo merita 7 e mezzo. Sì. Poi... Chiesa? Chiesa 7, secondo me. Io sento forse 7 e mezzo anch'io a lui, perché comunque avvia anche l'azione del terzo gol. Nel senso, siamo stati Chiesa e Cambiaso oggi. Sì, secondo me è Cambiaso migliore in campo. Comunque sì, anche Chiesa ha fatto molto bene. Ci sta. Cambiaso MVP, l'ho letto da diverse parti e non mi sento di dar torto. Bene. Miretti... Settimana prossima allora gioca Kostic. Sicuramente. Questo è un tema, ma non stiamo tanto a dilungarci perché la bianconera giustamente non live Monza. Però io ho visto Gagliardini malissimo, completamente fuori fase. Ieri sera. Cioè, ieri, hai visto per niente Inter Monza? No, ero fuori. Ieri, la partita di ieri ti fa capire quanto cazzo è forte Rovella. Perché tolto Rovella e messo Gagliardini, il Monza è completamente sfilacciato, sfinito. È veramente... L'altro è Pessina, quindi è sempre lo stesso. Non tengono la linea, non hanno quello che intercettano, non hanno quello che gli dà i tempi del pressing. È tutta un'altra squadra. Ha fatto più la differenza di Carlos Augusto, che l'hanno cambiato con Kyriakopoulos, però è anche Sensi, esatto. Un altro che faceva questo lavoro qua era Sensi, e delle volte l'ha usato anche mezza punta. Però Gagliardini al posto loro ci ha fatto capire davvero quanto è forte. E sì, Chiesa, anch'io sono lì come voto. Vlahovic 6,5, 7, forse ha fatto anche l'assist. Sì, da quando è stato innescato ha fatto bene comunque, una buona partita di personalità. Sì, un bel atteggiamento, quello mi è piaciuto. Altre notizie dallo stadio? Oh. Guerra mi ha fatto impazzire, ha fatto anche poco. Cambiaso fantastico, Chiesa lo vedo in forma, bene Ealing. Per me Kostić ci viene venduto, dicevamo prima, se hanno l'offerta lo spediscono, però l'offerta, cioè vogliono 15 milioni per un 92.
Big che cercano un giocatore così non credo che ci siano, quindi o Credo secondo me abbia scrive al ribasso le aspettative, se no resta, evidentemente. diversi stimatori residui in Germania, ma non so a che livello vorrà arrivare. Tipo il Bayer Io Leverkusen. ne parlavo ieri, mi sembra, o l'altro ieri con Zebra in chat, ma probabilmente di tutta la rosa, escluso De Sciglio e Rabiot, probabilmente, cioè, se vendessero Kostic, non, cioè, dal punto di vista mio personale, non ne sentirei la mancanza. È vero che l'anno scorso ha fatto un grande campionato, però uno dei pochi che l'anno scorso ha fatto un bel campionato, però non è quel giocatore che quando lo vedo mi fa impazzire. Adesso con Cambiaso mi avete davvero incuriosito e spero di riuscire a vedere a breve dopo gli highlights, perché sono veramente curioso. Secondo me è anche uno di quei giocatori che, di cui fanno uscire il video tipo su YouTube con tutti i tocchi, tutta la partita di Cambiaso. Ok, perché ne ha toccate tante di palla. Ti offre molte più soluzioni Cambiaso rispetto a Kostic, che No, vabbè, invece ma fa sul adesso io fondo, crossa. non entro nel tecnico, cioè non entro io non entro nel tecnico. Anna, fate bene voi a entrare perché io non sono uno che riesce a entrare nel tecnico come fate voi, però è proprio quel giocatore che dal mio punto di vista non è né carne né pesce. Cioè, mi hanno esaltato di più quei pochi minuti che l'anno scorso ha fatto Ealing Junior piuttosto che tutto il resto della sua stagione, nonostante gli assist. E quindi davvero adesso con Cambiaso mi avete davvero acceso l'attenzione e non vedo l'ora di vederlo. Quindi se Kostic è sul Guarda, no, mercato, per me va bene. avrebbe senso, è una cessione che capirei, mi dispiacerebbe perché a me piace. L'anno scorso comunque ho fatto delle belle partite, tipo entrambi con l'Inter, ma in generale in una squadra che funziona, un giocatore che fa una cosa sola e bene, ci sta. Noi siamo ancora un po' lontani da essere una squadra che funziona, o meglio, è presto per dirlo. Però era, ecco, se Kostić deve essere una scorciatoia che ti porta a fare quel gioco che è sempre palla esterno, cross, Esatto. male. Però non ha colpe lui, cioè a me piace e tanto lui, nel senso l'anno scorso avevo finito le maglie della Juve da comprare, tra virgolette, perché la prima non mi piaceva, le altre le ho prese di Maria Fagioli, De Costi ce l'ho presa dell'Eintracht, perché lo volevo, la volevo, è un calciatore che a me quelle tipologie lì piacciono tanto, un po' vecchio stile, un po', però non penso sia utile, però ecco, non è colpa sua se poi ci riduciamo al nostro gioco a Sì, palla esatto, corta. il problema di che, cioè, è quando quello che sa fare lui è l'unica cosa che fa l'intera squadra. Per il resto a me non dispiaceva come giocatore, però abbiamo buone riserve. Se iniziassimo a giocare in modo diverso, come spero, possiamo farcela anche senza di lui comunque. Secondo me, però mi sembrerebbe strano che restiamo a sinistra con un 2000 e un 2003 adattato, perché Ealing fondamentalmente è un'ala, quindi mi sembra, cioè Allegri nelle famose partite in cui serve gestire i palloni che scottano, serve capire i momenti della partita, o Cambiaso davvero un genio e ha stregato Max, oppure non me l'immagino una Juve senza una soluzione tampone lì. Ecco, qua ci chiedono ad esempio, secondo voi rivedremo questa una tutta fascia? Assolutamente sì, per me lo Ah, metto lì. ecco, no, ma lui come non l'avete pagellato? Non so quanti minuti ha fatto. Tutto il secondo tempo, secondo me è A abbastanza me è bene. piaciuto. Sì. Ha E che voto gli fatto date? una bella percussione, 6,5. Sei Siamo guarda, telepatia stasera, praticamente gli stessi voti. e mezzo. Sì, Ah, beh, comunque vuol c'è cioè, dire che nell'ambito di un sono secondo tempo credibili. piuttosto piatto, non mi è dispiaciuto. No, no, ha fatto bene. Comunque è l'alternativa fisica, non che Weah sia leggero, però McKennie ha fatto anche un paio di diagonali da terzino. Su di lui forse è stato fatto un lavoro l'anno scorso per trasformarcelo, tra virgolette, quindi per me ce lo vedremo. C'era un altro tema qua. Ah no, parlavano di Lin Junior. E il Junior a me è piaciuto, a me piace esterno, a me piacerebbe ala, perché così, anzi, messo il secondo tempo in cui noi non abbiamo attaccato mai, ma poveraccio, ha giocato bassissimo tante volte, tant'è che guardavo la partita con mio padre e mi ha detto, ma è entrato quello che dicevano nel 2005, qual è il 2005? Ho fatto, no, non è entrato, è entrato solo l'altro, è entrato il Junior, qual è quel ragazzo là così, che è il difensore? E a me lì si è accavolato. Però non è che l'ha detta perché stronzo, l'ha detto perché 3-4 azioni l'ha visto che era in linea con gli altri con i difensori. E quindi il difensore, infatti, in teoria farebbe l'ala, però sì, gioca lì.
E quelle volte in cui si è portato avanti ha fatto delle belle cose. Ealing è un fattore, cioè fa tante cose. Il tocco con cui ha fatto l'assist è un lob che dei nostri giocatori penso facciano solo Chiesa e forse Fagioli e Miretti, se no non c'hanno quella sensibilità lì. Piedi raffinati, diciamo. Ma ha fatto anche un bel inserimento, un colpo di testa su un cross che ha fatto proprio la mezzaluna tagliata in aria come una punta, perché è un attaccante di base, non perché è un fenomeno, ma perché è un attaccante, fa le cose da attaccante. C'era un altro commento qui interessante da Black Mamba: se mai dovessimo rivedere Pogba in campo, speriamo, ve lo aspettate mezzalo? Con noi vi aspettate un cambio di modulo con Pogba di dietro le punte? Io oggi pensavo che se la faccenda è questa e giochiamo comunque con una punta che sia Vlahovic o Milik, o vediamo che succede a Ken, Pogba fa il cambio di Chiesa. Me lo immagino, perché l'anno scorso l'ha messo sotto punta diverse volte, se vi ricordate, subentrato così. E è quello che, diciamo, un attimo con caratteristiche completamente diverse ti spariglia un po' le carte, ecco. Non so, come, che ne pensate? No, ci può stare, cioè effettivamente è una soluzione a cui si potrebbe pensare, boh, per dare anche un respiro a quelli davanti. Io avrei detto più mezzala, sinceramente, però in effetti è una soluzione plausibile. Effettivamente l'anno scorso, poche volte che c'è stato, forse l'aveva provato effettivamente. Sì, sì. Anche non credo per ridurgli il campo da coprire, perché il lavoro della mezzala, cioè se Pogba fa il lavoro di Rabiot, di Miretti. Sì, ma comunque non, cioè, un po' comunque abbastanza vicino alla porta, perché è uno di quei centrocampisti che il gol ce l'ha, quindi. Girman? Io mi fido della vostra opinione. Il punto è che lo rivedremo mai, cioè nel senso che per quello che è il suo stato fisico, probabilmente giocare sotto punta fermo, cioè proprio che occupa, non lo so, 10 metri quadrati di campo, forse è la soluzione migliore, considerando la sua, come si dice, la sua condizione fisica. Però non lo so se può togliere il posto a Chiesa. Io vedo più probabile a sto punto un cambio di modulo, nel caso. No, togliere il posto non, io penso che adesso, finché, se non sarà proprio recuperato al 100% e ci vorrà del tempo, ci ragionano come jolly. E ci manda Lazza su redazionale Allegri, che dice: domani Yildiz si taglierà i capelli perché si è toccato i capelli un centinaio di volte, domani se li taglierà e faremo le cose per bene. E queste sono le robe vecchie a scuola, tipo quando Berlusconi diceva ai giocatori di tagliarsi la barba, di levarsi gli orecchini, i piercing, proprio quelle cose da boomer proprio. Ho fatto la battuta. Vi ricordate quando diceva del Monza che voleva giocatori non tatuati? Sì. Esatto, sì, sì, esatto. Sì, e adesso c'è tipo, mi pare, Patrick Ciurria che ha i tatuaggi anche nel naso. Il tamarro quello. E quindi è un po' andata in vacca questa iniziativa. C'è anche Dani Mota, quindi sono abbastanza. Da quando se n'è andato Silvio? Quando c'era lui. Tutti tatuati, esatto. Un tatuaggi in faccia, a spregio. Ragazzi, allora, io vi devo salutare, ragazzi. Tra poco anche io. Sì, io porto un po' avanti qua. Però mi ha fatto piacere stare di nuovo in live dopo 2 settimane. Saluto te, Alex, e te, Anna. Saluto tutta la chat. E venerdì ritorno in pianta stabile, quindi ritorneranno i consueti appuntamenti pomeridiani. Quindi grazie a voi. E vi saluto, ciao, a tutti. Birma, buonanotte. Ciao ragazzi. Buona vacanza. Bacio a tutti. Ciao, ciao, ciao. Ciao. E non so, abbiamo toccato parecchie cose. Hai guardato qualche altra partita o solo la Juve? Ho guardato la Roma prima e basta. Poi sono stata un po' impegnata in questi giorni, quindi ho visto poco. Io ho visto la seconda metà della Roma, Marguccio, al di là del risultato. Sì, sì, non sono state molto convincenti. Però secondo me comunque con la squadra che hanno fatto
possono aspirare comunque appunto, almeno cioè, a lottare per un posto in Champions. Sì, sì, quello sicuramente. No, ma davvero noi stasera in confronto eravamo al Barcellona, noi del primo tempo. Non è stata una bella partita in generale. Poi. No, cross, angoli, botte, piazzati, in qualche modo. Il secondo gol lo fa Verotti, che è da solo, non capisco assolutamente perché. E non ho visto, ovviamente, avendo guardato la Juve, come ha perso la Lazio. No, neanche io non avevo diretta gol. No, ma leggevo da chi la stava seguendo entrambe che anche sull'1-0 non è che avesse incantato. Lì. L'anno scorso forse erano andati, avevano un po' overperformato in difesa perché non è che ci hanno sticcato. Non mi aspettavo facessero così bene comunque, sia per come si disponevano in campo che alla fine per i giocatori che avevano. Poi vediamo quest'anno che quadra trovano. Mi devo recuperare un po' di highlights adesso. Sì, anch'io. Esatto, ce lo diceva Kraft che vedeva Lecce entusiasmante. E io purtroppo ci avevo provato in porta, quindi in Si dirà Villani domani. Infatti Fabio non è qua con noi perché era allo stadio. Penso anche la prossima che sia in contemporanea con forse non ho la prossima, presente io non mi ricordo, però mi ricordo un Fabio molto impegnato con la sua terra natia. Villani sarà bello che sbronzo, è molto probabile, è assolutamente probabile. E la Lazio senza il sergente, sì, questo è sicuramente un cruccio che devono risolvere, anche perché ho visto che Sarri ha tolto Kamada abbastanza velocemente, quindi sa che gli manca un po' di fisicità in mezzo al campo. O si smuove a mettere dentro Rovella, ma lo farà, penso, velocemente, tanto. Sì, non, secondo me sì, comunque è pronto, secondo me, per certi campi, quindi. Sì, no, non ci metterà tantissimo. Ecco, questa qua, ti giro questa bellissima domanda. Ma di Milik che entra e fa il centrocampista, che ne pensate? Dobbiamo pensare? Vabbè, alla fine è entrato in una fase della partita in cui avevamo il baricentro bassissimo, quindi non mi voce. Ha fatto quello che hanno fatto molto spesso tutti gli attaccanti l'anno scorso, eccetera. Sì, non vedo. Cioè, gli avessi detto di fare l'attaccante, l'avrebbe fatto comunque nella nostra metà campo, come le Stavamo troppo bassi, partite in cui eravamo troppo eravamo. blandi, quindi. No, a me ha davvero non buttato giù il secondo tempo, però sembrava davvero un film già visto mille volte. Poi, per carità, stavi 3-0, non 1-0, Sì, un però. po' quello, un po' calcio d'agosto. Poi vabbè, sappiamo che non si può cambiare da così a così in un'estate, Certo, se in un isoli il mese secondo di tempo, lavoro. so che è sbagliato farlo, però se isoli il secondo tempo ci rimane un po' così, però Sì. vediamoci segnali positivi del primo. L'ha detto davvero, sì, l'ha detto davvero, l'ha riportato un bordocampista. E qua di Camada ci dicono, l'ha tolto perché senza preparazione, ma leggo i tifosi razziali positivi sulla sua prestazione. No, ma anche secondo me farà bene, però penso serva anche un giocatore un po' più grosso. O Sarri rismonta la squadra perché l'anno scorso era impostata con Sergei che c'è un'altra presenza, quindi ecco, lui può giocare tranquillamente anche con tre corti, tra virgolette, però ecco, vanno sistemate delle cose. Kraft ci dice, anche la Lazio ha avuto grosse occasioni, ma Lecce è veramente top. Yulman già dimenticato con Ramadani, e non era facile, anche Talavera. Ma chi faceva il centravanti? Strefezza? Quindi? Perché non ce l'avevano, ne hanno comprato uno, hanno preso sto Krstovic, però non l'ho mai visto. Ah, domanda interessante. Nelle pagelle avete dimenticato di dare il voto al più importante. Vorrei sapere che voto date a Max. Due, no, scherzo. Ricliccabile, No, vabbè, sei se volete. sei e mezzo, perché Sei e mi sono mezzo, viste le cose stavo pensando, nuove. sei e Le cose nuove che si sono viste nel primo tempo. Poi al secondo tempo sicuramente insufficiente, però se continuasse su questa lunghezza d'onda sarei contenta. mezzo. La media esatta fra il 7,5 del primo tempo e il 5,5 del secondo, per me. 6,5 puro. Ci sta. A Ci sta tutto. 2 però, mamma, entusiasmato di per lui. prescindere. Ecco, le Magnanelli 7, Allegri 2. Poi la media dei voti trovi. Sì, Strefezza faceva la punta. Ok. La vera domanda è: voto a Magnanelli? E questo lo dovete chiedere a Federico Chiesa. 15, 10. Quando. A me piaceva tanto da centrocampista. Era uno di quelli che quando il primo anno di Sassuolo in Serie A c'era, ti ricordi, probabilmente non ti ricordi, giustamente direi, c'era il trofeo team con Juve, Milan e Sassuolo. Ah, sì, ho dei vaghi E ricordi delle categorie di stesse, sì. il primo col Sassuolo
Avevo di fianco, io ero ufficio stampa con quelli di Fantacalcio.it, Fantagazzetta, unica partita però, ufficio stampa. E di fianco avevo una ragazza che lavorava per Modena Today, che faceva spesso il Sassuolo così, e raccontava di Magnanelli, che ne parlavano anche perché lui si è fatto tutta la scalata dalla D alla Serie A con il Sassuolo. Dalla D non sono sicuro, dalla C sicuro però. E ha detto: qua in giro hanno sempre detto tutti, anche nelle categorie inferiori, che Magnanelli per la testa, per il piede, per il giocatore che è un giocatore da Serie A. Quest'anno lo vedremo. Ci è rimasto diversi anni, quindi ecco che è uno di quelli che piacciono a Max perché ha fatto la Serie C, la Serie B e poi Sì, ha vissuto il calcio pure di provincia, quelle cose lì. si è fatto le ossa anche lui. Comunque, da oggi in poi il mister per me sarà Magnanelli, ma sì, l'ha detto anche Federico. Rubigno in porta, se non ricordo male, quell'anno, oddio, c'era Rubigno. Non me lo ricordo, c'ho qualche foto, c'erano Tevez e Llorente, credo, però il portiere mi manca. Di loro, del Blackout, dell'Udinese, ti ha impressionato qualcuno, ti è piaciuto qualcuno? Non particolarmente, soprattutto, scusa, ma ok, Così, tranquillo. sto piena di insetti stasera. Rispetto a quello che mi aspettavo, è stata una partita abbastanza deludente. Hanno sbagliato tanto comunque, quindi non mi ha colpito particolarmente nessuno. Ma io ti dico, non mi aspettavo quell'errore lì di Silvestri sul 3-0, perché Silvestri per me è sempre palla in banca, sbaglia veramente poco e quindi mi ha fatto un po' strano. Gli altri due non ci poteva fare niente. Degli altri, non so, loro puntano tanto su Wolas, Mediano, un po' Ruffone, un po', però fisicamente c'è. Beto ha fatto una bella partita di lotta, di sacrificio, comunque si è mosso tanto, si è mangiato un gol e mi è piaciuto Samardzic, dopo che è entrato, ecco, Sì, ha cambiato effettivamente lui non ha anche fatto. Lovric, non ha fatto male. Esatto, Lovric, bel giocatore già l'anno scorso, no? È abbastanza, è fisico e raffinato, quindi un giocatore che avrebbe più senso facendo un giochino. Per me nella Juve più senso Lovric di Samardzic oggi, perché Samardzic magari finisce a fare la seconda punta, io forse Sì, provarla a mettere. effettivamente sì. E al primo anno del Sassuolo in Serie A uno dei più pagati al Fanta era Terranova, che doveva essere rigorista, giocò massimo 2 partite in tutto il campionato, esatto, ce l'avevo io. Ha fatto una partita, forse mezza, e poi ha fatto il crociato secco. È tornato tardissimo, non era più rigorista perché era Berardi, per fortuna c'era anche Berardi, però ecco, non è saltato, gli è saltato il crociato e lì ha cambiato anche la carriera sua. Conoscete? Devi andare, Anna? Io sì, vi lascio Ci che devo andare. Grazie mille. vediamo questi giorni, grazie a te della Ci vediamo per partecipazione. per qualche cosa anche alla sera in questi giorni poi. Ciao, buona Buona serata. Ciao. serata, ciao, notte.